Pierluigi Properzi, candiderò sindaco domani L'Aquila e PDL. Tra le diversità che la contraddistinguono rispetto agli altri candidati di sindaco, c'è una nuova idea di governo che lei ha in mente e che forse dovrebbe essere spiegata ancora meglio agli aquilani. Qual è questa idea di governo? In realtà è proprio questa la differenza sostanziale e la novità, nel senso che i modi di governo dell'amministrazione uscente sono conosciuti, così come sono conosciuti i modi di governo della lista Città Aperta. Sono modi di governo che hanno caratterizzato la passata stagione politica italiana, nel bene e nel male, con alcuni aspetti che però ad Aquila si sono rivelati particolarmente negativi. Il problema nodale quindi per la ricostruzione, o per meglio dire per la costruzione della nuova città, sono quelli legati a nuove modalità di governo. Lei pensa ad un coinvolgimento anche di parti diverse della città, quindi pensa al mondo dell'associazionismo, anche dello sport, dell'università, delle parrocchie, insomma, lei punta ad una diversità di vedute rispetto agli altri candidati? No, io non è che voglio dire che gli altri modi di governo non vogliano governare con un'ampia partecipazione dei cittadini, sarebbe ingeneroso e non corrisponderebbe neanche a realtà. È quello che diversifica il mio progetto di governo è quello relativo invece alle modalità del coinvolgimento, che non possono essere quelle della partecipazione coatta o dell'informazione a posteriori. Io ritengo che si debba coinvolgere le diverse parti della città, oggi fra l'altro frantumate, basti osservare il numero delle liste che sono impegnate in questa campagna elettorale. Si tratta di ricomporre i pezzi di questa società. Per ricomporre i pezzi di una società bisogna avere un'idea chiara di società e questa ad Aquila è particolarmente difficile, in quanto la società precedente al terremoto è stata fortemente messa in discussione dalle fasi della ricostruzione. Perché? Perché i cittadini si sono trovati soli di fronte ad una burocrazia particolarmente ottusa. E quindi si sono dovuti difendere ed arroccare nella difesa di esigenze personali ma essenziali, la casa, la bottega e via dicendo. Allora, bisogna far emergere le possibilità di ricomporre questi progetti di vita, oggi fortemente differenziati, in progetti di vita più coerenti fra di loro e più coesi. La forza dell'Aquila di domani è questa, riuscire a produrre progetti di vita, riunire dei diversi progetti di vita in un progetto unico, che è il progetto del futuro della città. Ecco, L'Aquila è la città del 99, dei 99 castelli, delle 99 piazze, ma anche dei 99 comitati intesi come appunto diversità delle varie anime. Quale può essere il punto di sintesi? Ma sicuramente bisogna fare una cosa diversa da quella che è stata fatta sinora. Va detto che sia le iniziative regionali, chiamiamole, ma è meglio dire quelle della struttura tecnica di missione, le cosiddette linee di indirizzi per la ripianificazione, che l'attività del Comune dell'Aquila non hanno puntato a questa pluralità di posizioni. È venuta fuori un'immagine della città da un lato separata dal proprio territorio. Il piano di ricostruzione dell'Aquila è un piano che ignora le realtà circostanti e questo a mio avviso è la principale carenza. Ricordiamoci che molti cittadini dell'Aquila si sono trasferiti nei comuni intorno, Pizzoli, Scoppito, San Demetrio.
da un lato. Dall'altro, pensare a delle linee di indirizzo per la ripianificazione che fanno a meno nella sostanza della città dell'Aquila e puntano su 9 micro aree strategiche della dimensione di 4-5 mila abitanti, significa non avere nessuna idea di che cosa sarà il futuro della città. Quindi bisogna superare queste posizioni che sono strumentali e inutili alla costruzione del futuro della città. Bisogna mettere in atto politiche di progressiva convergenza dei diversi progetti, i progetti dei comuni viciniori, i progetti delle parti di città, i progetti dei singoli imprenditori. Tutto questo ha bisogno di quella che si chiama in letteratura una vision comune. La costruzione di questa vision non può venire dall'alto, non ci può essere fornita da una società di consulenza. È un qualcosa sulla quale ci dobbiamo impegnare tutti. È una cosa faticosa, indubbiamente, perché implica il coinvolgimento di soggetti che oggi sono tutti in qualche modo interessati a difendere la propria vita e il proprio progetto di vita, e mancano di questa visione comune. Maria Elisa Quizzi, dipendente dell'università, candidata consigliere per la lista Domani L'Aquila, il perché di questa scelta? Io lavoro all'Università degli Studi dell'Aquila e da parecchi anni sono una bibliotecaria, e quindi diciamo che sono a diretto contatto con il mondo studentesco dell'università e ho visto il disagio di questi studenti, specialmente i studenti che vengono fuori, sì, i non residenti, cioè non della città dell'Aquila, ma gli studenti che vengono fuori. E per cui vorrei fare, insieme con il sindaco, con qualcosa per aiutare questi studenti. Sì. Cosa in mente? Quali potrebbe essere un punto di partenza per aiutare gli studenti? Finora l'università e il comune hanno portato avanti una politica meramente quantitativa. Nel programma del nostro candidato sindaco, il professor Properzi, è ben presente l'insufficienza di questo approccio. Cioè è importante, ma non basta, tentare di proseguire questo obiettivo, cioè far venire più studenti all'Aquila, ma non puntando solamente a dare facilitazioni economiche, come di tipo economico per le tasse, per le tasse. Anche perché questo a lungo termine porta sicuramente a un impoverimento dell'offerta didattica e della ricerca, per cui sappiamo che l'università vive e prospera con solide radici nel proprio, dal punto di vista della qualità della ricerca. Quindi, pur essendo importante, anzi fondamentale, che l'università mantenga un numero alto di iscritti, è necessario però affiancare a questo una visione, cioè una prospettiva di sviluppo dell'Ateneo all'interno del sistema cittadino. Per questo vogliamo promuovere concretamente una maggiore integrazione con il sistema produttivo, le iniziative culturali e l'università. Diciamo che una città più vivibile, una città più attiva è garanzia di un maggior flusso di studenti. E quindi l'università deve essere protagonista della rinascita di questa città. Marco Gabrielli, 27 anni, studente, candidato consigliere per la lista Domani L'Aquila, perché questa scelta?
Io ho deciso di candidarmi perché in questo momento sento il bisogno di impegnarmi in prima persona per fare il possibile per collaborare per la ricostruzione della nostra città. Ho scelto la lista civica Domani l'Aquila perché, oltre a condividerne pienamente la linea guida, conosco e stimo il professor Properzi per le sue qualità professionali di professore e di urbanista. So che il professor Properzi ama circondarsi di giovani e ha fiducia nei giovani, e questo mi ha supportato per la mia scelta, il mio desiderio di migliorare, di fare qualcosa per migliorare il nostro futuro. Credo infatti che tutte le classi sociali e generazionali debbano collaborare congiuntamente per apportare positività, entusiasmo, attivismo nei lavori che serviranno a smuovere e a dare una svolta all'attuale situazione di immobilismo. So che il professor Properzi darà spazio ai giovani, li renderà protagonisti attivi nelle varie fasi della ricostruzione fisica e sociale della nostra città, e li renderà partecipi nei progetti e nelle iniziative culturali che serviranno all'Aquila a tornare a volare. Ti senti pronto per questo progetto qualora dovessi diventare consigliere? Sì, è una sfida, è un impegno, però è tutto è motivante, è molto... Sei emozionato? Molto sì. Un giovane che vive l'Aquila dopo il terremoto con tante problematiche, quali sono le esigenze adesso prioritarie per una nuova classe dirigente e per i ragazzi soprattutto? È evidente che dopo il sisma non sono scomparsi tutti i centri di aggregazione, il centro storico è smembrato e non esiste più un punto di ritrovo per tutti i giovani, quindi il programma della lista civica prevede una creazione di centri di aggregazione, di punti di ritrovo, non solo per ritornare a valorizzare il centro storico così come era prima del sisma, ma per valorizzare anche le periferie e le frazioni che prima del terremoto forse erano anche un po' poco sviluppate. Questa potrebbe essere l'occasione buona per tornare a rivivere la città. Federico Fiorenza non ha bisogno di presentazioni, candidato consigliere per la lista Domani l'Aquila. Com'è lo stato della cultura? Qual è il polso dopo il terremoto all'Aquila? Ma dopo il terremoto il polso è che c'è molta vitalità da parte dei giovani, in particolare a Piazza Arti, in particolare in Terzo Z, ossia ci sono una serie di situazioni aquilane molto forti e molto importanti, che hanno dato nuova vitalità, sono diventati punto di riferimento. La cosa più bella del dopo terremoto è stata la Sinfonica Abruzzese, devo dire che io ho visto a Roma subito dopo il terremoto, sono andato a Venezia, hanno dato immagini, cioè i primi a dare una grossa scossa, molto più lente forse le altre istituzioni, anche perché avevano subito danni strutturali anche, quindi, però la cultura è stato sempre un volano di questa città, un'immagine forte, ci sono molte cose da dire sul piano della gestione della cultura di alcuni enti, ma questo lo faremo in seguito. E per ravvivare questa immagine della cultura aquilana, quali sono le strade che si può percorrere il vostro candidato e la vostra lista? Ma intanto sollecitare da parte della regione un'attenzione molto più forte, perché non ci sono più economie, bisogna capire anche che la cultura in questa città ha rappresentato sempre anche una forte componente di lavoro, di attività lavorativa. È un'azienda la cultura aquilana, lo è sempre stato da Alternative Attuali, dalla nascita della società dei concerti, dalla nascita del teatro stabile, eccetera, ed è l'immagine di questa città, ossia se si parla dell'Aquila città della cultura nel 2019 qualcuno la butta lì come una cosa elettorale. No, bisogna essere molto più seri su queste cose e guardare veramente in faccia la realtà delle nostre istituzioni e dare un senso più forte a una morigeratezza che in questi tempi così difficili dal punto di vista anche finanziario ed economico da parte dello Stato, bisogna essere molto più accorti e attenti. La cultura non può essere anche un luogo di saccheggio. Uno dei problemi della cultura del post-terremoto è quello degli spazi sempre più carenti. C'è un grande dibattito sulla questione dell'auditorium di Renzo Piano. Da uomo di cultura, qual è il suo punto di vista? Ma non è un problema dell'auditorium di Renzo Piano, nemmeno il problema di Piazza d'Armi, di Cucinelli, sul quale già sono intervenuto anche con Abruzzo Web. Il problema più vero è un altro, ossia
quello che rimprovera Cialente, manca un progetto di città. Ossia non l'ha fatto né la regione né l'ho fatto a cui non spettava tra l'altro, ma non l'ha fatto l'amministrazione comunale. Ossia io vorrei capire qual è il progetto culturale di questa città, qual è la strategia di ricostruzione, ma la strategia d'immagine, dove andiamo? Perché quando si parla di cultura si parla anche di cultura del territorio, cultura dell'ambiente, soprattutto cultura della solidarietà. Ossia chi si è preoccupato della cattiva gestione in fondo anche dell'anima delle persone che vivono in questa città e delle loro condizioni sociali. Vincenzo Merlini, dottore commercialista, candidato consigliere per la lista Domani L'Aquila, un esperto di numeri, contabilità ed economia. Com'è lo stato adesso dell'economia del posto terremoto e soprattutto cosa si può fare per rilanciarla, che è la priorità delle priorità? Beh, se noi parliamo di economia non possiamo trattare con facilità questo argomento, perché devo dire che già da prima del sisma questa città versava in gravissime condizioni e non mi sembra che nessuno abbia preso il toro per le corna, e attualmente non vedo segnali, perché nessuno si dà da fare come dovrebbe fare. Noi assistiamo continuamente a una spoliazione di questi giovani che, ahimè, frequentano altre università nel nord e poi trovano in quei posti un'attività lavorativa. Purtroppo noi esportiamo eminenze grigie e importiamo persone che non ci servono affatto, che non fanno parte di questa città. Per quanto riguarda la piccola, la media, perché noi non possiamo parlare di grande industria, questa città non è stata mai ricettiva per far atterrare sul territorio insediamenti consistenti per ovviare alla disoccupazione, che è uno dei motivi più gravi che attanagliano questa città. E poi non ci dobbiamo neanche meravigliare molto nel vedere questo continuo esodo, questi giovani che vanno via e portano i loro contributi in altri posti, quando sarebbe molto più doveroso che loro dessero tra virgolette una mano a questa città. Noi ci aspettiamo che questa città in un prossimo futuro faccia delle cose importanti, tutte quelle cose importanti di cui le pregresse amministrazioni non hanno avuto la capacità di lanciare. Questa è la verità, che piaccia o non piaccia. Io sento molti slogan da parte di molti politici, eccetera, però mi sembrano cose che vogliano fare effetto sulla cittadinanza, ma sono scatole vuote, senza significati, senza determinazione, senza significati che possano permettere di far ripartire questa città, che lo merita a pieno titolo, perché L'Aquila è stata sempre una città molto importante, con le caratteristiche che noi tutti conosciamo, ma ci manca l'economia.